Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con il nuovissimo Need for Speed, nuovo titolo della serie amatissima da tutti gli sportivi viaggianti. Sperando che quest'anno sia un titolo degno del nome che porta, oggi andiamo a vedere il nostro primo episodio. Tra l'altro vorrei far notare quest'uomo qui, che è abbastanza inquietante, ma comunque noi non ci preoccupiamo di queste cose e andiamo direttamente in gioca. Presumo di sì, siamo all'inizio, quindi direi che ci possiamo direttamente buttare qui. Sì, ma a noi non ci interessa. Comunque, mentre il gioco carica, voi ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questa serie. Se volete una serie, mi piacerebbe portarvelo. Questo nuovo Need for Speed per scoprirlo insieme. Ho portato anche i passati, abbiamo visto le pecche e gli aspetti positivi degli ultimi Need for Speed, maggiormente gli aspetti negativi, se devo essere onesto, non sono riusciti a rientrare nei miei Need for Speed preferiti, ma neanche lontanamente. Spero invece che quest'anno questo nuovo titolo dell'Electronic Arts riesca a riportare in alto il nome di Need for Speed. Si spera, perché da quello che abbiamo visto non sembrava affatto male, ma come ho sempre detto, fin quando non ho il pad in mano non posso dare un giudizio. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti, anche su Twitter, secondo canale, eccetera, eccetera. È stato pazzesco! Che controllo incredibile, bravo! Oh cavolo, questa non ci voleva. Calma, sono a qualche isolato almeno. Sono in libertà vigilata. Io smammo. Poppante! Amico, devi venire a dare un'occhiata qui. Ci sono nomi grossi in città. E ti presenterò il mio amico Travis. Ha un sacco di macchine di cui vuole sbarazzarsi. Una passeggiata. È ora di alzare il livello, lo dico per te. Mi chiamo Spike. Allora ci vediamo lì, ok? Ok. Preludio, incontra Spike al club. Ci siamo, ci siamo. Sembra interessante anche la parte di modifica Ciao, dell'auto. sono Spike. Pensavo di sentirti su Blah. Oh, questo posto sta esplodendo, davvero. Stasera ci sono grandi personalità a Ventura. Quindi, occhi aperti quando arrivi. È un posto difficile da trovare per scelta, ci siamo capiti. Quindi, ti ho mandato un link, guarda la mappa, ok? Ci vediamo là. Ok, io seguo la mappa, nel frattempo magari spippoliamo un po' con la visuale. Magari questa qui, questa troppo vicina poi. Panico, fucchio. Fortuna che è un'ottima frenata questa. Aspetta, mi sa che siamo andati lunghi. Scusi, Momento, momento. Siamo andati un attimo. Ok. Pronti, pronti. Ditemi anche la vostra se lo state aspettando questo Need for Speed. Sfida qualunque pilota quando vuoi, vale anche il contrario, stai pronto. Se lo state aspettando, se lo acquisterete, se invece aspettate magari di spippolare qualche video per vedere se ne vale la pena o meno. Nel caso, seguitemi, mi raccomando. Salve, Smilzo, posso? Grazie. Sti festoni tamarri, proprio. Dov'è Spike? Ma che è quello il tipo bullo che abbiamo visto nella home? Secondo me sì, eh. C'ha la faccia da sgherro, un po' così. O forse era lui. No, era lui, era lui. Attenzione, no. Non mischiamo gli asiatici, che succede un macello. Era quello col crestone. Vediamo dopo, sì. Ma come cammina qua? Scusate. Amico, sei Non venuto? c'ha la spina dorsale. Che eleganza, bene così. Ci sono persone importanti stasera. Vedo, guarda. Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo. No!
Ma guarda un po' che sorpresa! Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la I5 e la Turner. Oh, la sbandata più controllata che abbia mai visto. Deve essere stato grande. Non vedevo Spike così eccitato da... Ah, è sempre così eccitato. È per questo che mi ami. Robin, sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Infatti ora lo porto a conoscere Travis e magari spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Andiamo, amico. Andiamo. Hola, Amy! Questa è Amy. Niente male, eh? Ti amo anch'io, piccola. Travis! Yo! Voglio presentarti un amico. Ah, sì? E perché? Dovresti vederlo in azione, che roba! Un controllo senza limiti! Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed racer. Puoi dirlo forte, è un tipo davvero tosto. E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Portale a sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Ma sì, ci può stare. Oddio, la Toyota GT86 non sarebbe male, eh. Che, no, in realtà è la Subaru BRZ che è identica alla Toyota GT86, effettivamente. Sono lo stesso modello, solo delle case. Honda Civic, infatti io andrei quasi di Subaru. Lo so che magari non è proprio... Però queste non lo so, non mi convinco. Andiamo con la Subaru BRZ. Acquistiamo l'auto? Dipende, cioè abbiamo la moneta? Non lo so, vediamo. Yo! Benvenuto nel clan, fratello. Affare fatto. Tra l'altro sul canale trovate un video dedicato alla Toyota GT86 a Valle Lunga. Non in game, ma in real life, quindi se vi interessa lo trovate sul canale. Te lo ripeto. C'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi... Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Ecco. Wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, mi lo sai. Mi paga tuo padre, vuoi dire? Piano, questa giacca costa $1,200. Ecco, appunto. No, io l'odio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda, non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro. Ok, va bene. Star lo costruisce da zero. Eh beh, fatecelo modificare, noi pian piano... Gincana è stile, ma non essere lento, c'è un tempo limite. Quindi andremo con la nostra prima auto, che è la Subaru BRZ, come detto, gemella della Toyota GT86. Navigazione, segui le frecce blu sulla strada e il percorso blu sulla minimappa. Aspettano, diamoci dentro. Attento alle curve strette. Siamo pronti. Tra l'altro è un'auto molto ma molto divertente, come detto. Trovate anche un video sul circuito di Valle Lunga, dove ho fatto un giro da passeggero sulla Toyota GT86. È un'auto che si presta molto alla derapata, ma non, anche a lasciare un po' di portiera sui ponti. Scusate, c'è un ho premuto, non so. Che fa, si sportella. A sto punto sportello pure io, mi scusi, attenzione, aspetta, questa è la strada. Ah, ho fatto una foto, mica me ne ero accorto. Panico, momento. Leggere il trofeo. Occhio. Ci ha detto occhio alle curve strette. Che fa? Supera? Buon uomo, non spinga. Tacci vostra. Attenzione, Spike e Amy. Cerchiamo di... Scusi, è stato... Sono un attimo appoggiato. Provo anche un po' gli altri tasti per vedere. Ma che siamo già arrivati? Dietro a Spike.
Ehi, sopravvissuto a un'altra gara con Spike. Forse ti ho sottovalutato. Sopravvissuto? No, no, Spike ha dovuto faticare. No. Oh, zitta che tu te sei girata. Non hai faticato, non è esatto, ha soltanto perso. Sì, sfotti pure. Emanuel, Emanuel, porta qui le chiappe. Bim, bam, boom. Boom. Complimenti. Ciao, per il capello, signora. Eh? Ah, Finezza. Un abbraccio, amico. Dai, avanti. Non vorrei spezzare quel tuo corpicino così esile e fragile. Avanti, Pulcino. Dammi il tuo amore. Non farti ingannare dall'aspetto. Questa bestia è davvero agile al volante. Mi chiamo Emanuel. Ma sono troppe sillabe per questi tonti. No, chiamami Manu. Bella presa. Ehi. Sì, ma non ci allarghiamo, io un t'abbraccio. Ciao, bello, Frederick. Ok, e adesso andiamo a caccia di guai o ce ne stiamo in cerchio a ridere di Spike? Per me è uguale. Parole grosse. Chi ha fame? Ho cenato una volta sola, stasera ho fame. Accidenti, ma come fai? Tu mangi il doppio di lui. Già, Robin, continua a mangiare e diventerai un barile. Va bene, furbone. Chi arriva ultimo al diner paga per me. No, 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 chi arriva ultimo al diner paga per tutti. E andiamo a sto diner. Con cattiveria. Attacchi a tempo, che il miglior tempo di un percorso porti il tuo nome. Poi pian piano vedremo un po' tutte le modalità, tutto quello che c'è da scoprire. In realtà, naturalmente, tutti attenderete anche la modifica delle auto. Lo andremo a vedere. Per iniziare un evento, ferma l'auto sulla freccia e prendi premi il pulsante dorsale destro quando appare la richiesta. Assicurati di avere l'auto rivolta nella direzione giusta. Addirittura. Attenzione, mi scusi. Dai, qua paghiamo la cena, paghiamo pure tanto. Non faccia la furba. Attenzione, secondo me è morta. Sì, sta ancora lì. Vabbè. Qui c'è l'uomo dai capelli imbarazzanti. Noi lo squisciamo. Ma è sempre Spike quello che va a bomba. Benedetto. Dov'è? Vabbè, pian piano devo fare un po' di pratica anche con i comandi. Oppela. Che fa? Suona? Io solo perché non ho trovato il tasto. Attenzione. Piano. Scivostra. Aspetta, cazzo. Siamo quarti. Ci stiamo a giocare a cena, eravamo pure arrivati. Caputtana, paga lui. Chiunque sia, paga lui. Ma porca Eva. Noi paghiamo i danni al meccanico magari. Non prendete niente sopra i $5. È un diner. Tutto costa più di $5. E niente dessert, ok? Non vedo l'ora di andare a caccia di avversari. Aspetto solo informazioni sul posto. Io stavo pensando di tornare al club. Vieni anche tu. Perché? Le strade sono aperte, la notte è giovane. Io stasera corro. No, io voglio tornare all'officina. Perché non vieni con me? Potremmo liberarti uno spazio. Ti tirerà lucido, amico mio. Sei geloso, Spikey? Sì, sono geloso di chi rispetta i limiti di velocità. Avete visto Travis oggi? Ah, sì, doveva incontrare qualcuno. Un affare importante. Magnus Walker è qui in città. L'avete visto parlare con Travis al club? Oh, ecco perché Spike ha fretta. Ha un appuntamento. Ed è con il destino, amico mio. Stasera noi corriamo. Così puoi farci vedere cosa sai fare, ok? Ok. Fino adesso ho fatto un po' di danni, però chiudete un occhio, devo un attimo organizzarmi con la mia BRZ poi. Ok, allora, ci sono 5 modi di giocare e ottenere reputazione a Ventura Bay. Mentre guidi, controlla la parte superiore dello schermo per vedere le tue azioni combinarsi in Speed, Style, Tuning, Crew e Outlaw. Ottenere reputazione fa salire il livello di reputazione. E che cos'è? Scusate, stavo... Che cazzo vuoi? Ma dica. Ti richiamerà, ma corre attaccato. Non lo so. Allora, mi ha detto di premere. Forse è attaccato. Intanto sentiamo il sound. Allora, vediamo anche un po' tra le. Ah no, ok, non c'è la pausa. Usa il pulsante dorsale sinistro per rispondere alle chiamate mentre guidi per Ventura Bay. Se sei troppo impegnato, ignora le chiamate e controlla la segreteria più tardi. O aspetta che ti richiamino. Ascoltare un messaggio aggiunge una nuova missione sulla mappa, quindi controlla spesso, ok.
Io direi di andare un attimo sul menu, incontrarmi al garage, segui il percorso segnato sulla minimappa. Ok, però mi state riempiendo di questi segnalini. Reputazione, vabbè, al momento siamo uno. Messaggi, sono Amy e questo l'avevamo capito. Sono Amy, mi sono dimenticata di dirti che ho sentito uno strano rumore provenire dalla tua auto. Era quella di Spike? Già, forse era Spike. Lascia perdere. Sono al garage, passa quando vuoi. Puoi servirti e fare quello che devi. Ok, ciao amico. Vabbè. Ok. Usa il telefono per vedere la mappa, tracciare percorsi, teletrasportarti a eventi e luoghi e controllare i messaggi. Questi ultimi aggiungono una missione sulla mappa, dal telefono puoi anche abbandonare o rinviare, riavviare eventi e andare direttamente al garage. Quindi possiamo andare direttamente al garage. Vediamo. Visualizza missione. No, dai. No. Allora, dove. La mappa ti permette di vedere eventi, luoghi, missioni. Ok, Ventura B, seleziona l'evento. Difficoltà e ricompense per il completamento, oltre alle informazioni dello speedwall. Con le sfide dei tuoi amici puoi teletrasportarti a qualsiasi evento o luogo, ma non avrai l'opportunità di guidare e guadagnare reputazione per la strada. Va bene. Noi dobbiamo andare al garage che si trova a 1000 km probabilmente, e quasi quasi direi che volendo, dai, possiamo farlo anche. Percorso. Cioè, segnato il percorso, lo sta elaborando. Non saprei. Sì, ok. Ma sì, ci andiamo così direttamente, almeno facciamo un po' di pratica con il veicolo, cerchiamo di capire un po' il funzionamento. Allora, visivamente sarà che è notte, quindi dobbiamo abituarci un po' a queste luci e soprattutto anche al bagnato con tutti questi riflessi. Incontra, sì, però se mi mette questi messaggi così, cioè io già faccio dei danni normalmente, però. Aspetta, ok. Un attimo impratichirci con i comandi, perché altrimenti. In realtà dai Need for Speed mi aspetto sempre un po' più di reattività nel destra-sinistra. La musica l'ho tolta perché di solito sono sempre canzoni famose, quindi copyright eviterei. E dicevo, dai Need for Speed mi aspetterei sempre un feedback migliore con il destra-sinistra. Al momento sembra un po' migliorato rispetto ai vecchi Need for Speed vecchi, nel senso gli ultimi Need for Speed che abbiamo visto. Anche se ancora non sufficientemente. Poi vedremo naturalmente strada facendo, anche magari modificando l'auto potremo capire se migliora la situazione o no. Però il destra-sinistra lo vedo un po'. Così, un po' laggoso, quindi in fase magari di. Ah, non mi devo buttare qua. In fasi più critiche potrebbe essere un po' rischioso, soprattutto quando siamo magari in mezzo al traffico e non è facile evitare. Come vedete, si preme destra e sinistra, ma la macchina ci mette un po'. C'è quel classico laghetto nel destra-sinistra. Che magari, come detto, poi andremo a vedere anche nelle opzioni se si può fare qualcosina. In realtà non so se si. Ah, aspetta, aspetta che non mi mette in pausa. Possiamo vederlo subito. In realtà credo di no, perché non ci sono. Forse da qui. Istantanee, impostazioni. Vediamo un pochino. Impostazioni, comandi. No, i comandi ci dà. Impostazioni di gioco. Luminosità. Ok, sottotitoli. Vabbè, per il momento. Continua, mostra minimap. Ok, audio, però no, non c'è la possibilità di modificare. Comando, vabbè, andiamo così. Pronti? Entriamo. Poi tra poco ci salutiamo, magari il primo video lo facciamo un po' così. Ma in realtà lo vorrei fare tutti un po' corti del normale rispetto agli altri video che faccio, però. La polizia non si tira indietro, se fai troppo casino colpisce duro, lascia fare, anche Ehi, guarda che ti sento. Ok, non toccare la mia playlist o sei morto. Oh, ciao. Travis mi ha detto che sai mettere a punto un'auto, perciò benvenuto. Ok, una sola regola. Usa gli attrezzi che vuoi, tranquillo, ma rimettili a posto quando hai finito. A parte questo, a tua disposizione. Oh, ecco la mia ultima ossessione. Vieni. Niente male come riuscito, amico?
questa sarà la mia prossima opera d'arte. Me lo sento. Voglio farla vedere a Nakaison prima che lui lasci la città. L'approvazione di un artista come lui darebbe un bel prestigio a questa officina, giusto? Ok, beh, ho finito. E adesso esco. Forse dopo raggiungo Spike. Travis ha spostato le auto, così ora c'è spazio per te. E ti conviene prenderlo prima che rimpiazzi quella con molta altra roba. È un buon momento per mettere a fuoco le idee, sai? Pensare all'auto. Seguire la tua visione. Wow, parlo proprio come Travis. Ok, è tardi, vado. Divertiti. E ci vediamo in giro, ok? Oh, e... metti gli attrezzi a posto. Grazie. Sì, sì, non tu vuoi. Ci vediamo. Che cos'è? Ok. Eccoci con la nostra BRZ. Vediamo cosa possiamo fare. Possiamo fare qualcosa, ditemi di sì. Subaru BRZ. Allora, seleziona, esci dal garage, telefono. Benvenuto nella tua nuova casa. Nel garage puoi riscattare i ricambi trovati durante le esplorazioni o vinti nelle sfide quotidiane. Comprare nuove auto con i soldi vinti. Personalizzare l'aspetto della tua auto, aggiornare le performance, creare o modificare il wrap, eccetera. Perché mi togli i messaggi sempre prima che finisco di leggerli? Maledizione. Va bene, comunque non abbiamo altre auto. Acquista auto per curiosità, eh. Vediamo che altre auto ci sono. Al momento abbiamo pochi soldi, però Volvo 242, Volkswagen Golf, bellissima GT, queste le faremo estremamente sportiveggianti queste auto, eh. Soprattutto le prime. Ford Mustang vince a mani basse. Vediamo un po', diamo un'occhiata veloce un po' alle auto che ci fa vedere, giusto? Non so se ce le faccio vedere già tutte. Ecco, la Toyota GT86, come vedete, è identica a quella che abbiamo noi. Vediamo un po'. Subaru BRZ, va bene. Mazda MX-5, Nissan Silvia. Anche la Lancer mi è sempre garbata. BMW M3, Subaru Impreza. BMW M3, fighissima. Anche questa. Sì, facciamo una panoramica delle auto presenti. La Mustang vince sempre comunque. In gioco, non so se ce le fa. Ci sono molte BMW tra l'altro. Così mi fa piacere. Qui ci vogliono i soldoni. La Viper è un'altra auto che porto nel cuore. Sì, qua iniziano a essere abbastanza dispendiose le auto. Ma guardare, no, è bellissima anche la Ferrari F40. Guardarle non costa niente. Bene, dagliela, chiamata in arrivo. Dica. Ehi, yo, come va? Sto girando per Royal Park. Non c'è niente di regale in questo posto, ma va bene così, eh. Chi sono io per criticare? Oltre che il campione. Vieni qui prima che arrivi la pula. Pace. Va bene, momento però, vorrei vedere anche magari le fasi di personalizzazione, vernici, ricambi in arrivo, al momento non c'è niente, vernici, applica vernici, crea il tuo look esclusivo, usa l'editor per creare il tuo design, ok, adesivi, vernici, va bene, applica vernice, modifica vernice, vabbè, questo poi magari lo vedremo più nel dettaglio più avanti. Al momento vorrei farvi vedere, diciamo, una breve panoramica. Aggiorna l'auto con ricambi aftermarket per definire il look e lo stile. È possibile comprare nuovi ricambi usando i soldi vinti. Reputazione, ok. Ci serve la reputazione per sbloccare un bel po' di cose. Però vediamo, cofano. Facciamo anche qui una skippata veloce per guardare, vedere un po' tutto quello. Paraurti al momento non possiamo vederlo. Regola l'assetto. Ok, quindi possiamo andare a modificare anche queste qui. Sì, possiamo agire sulla tamarraggine dell'auto. Questi ancora non sono di... ma non ce li fa neanche vedere, no, eh. Va bene.
Per il momento vediamo quello che abbiamo a disposizione. Cambia cerchione, giusto per... Presumo che anche qui ce ne siano un bel po'. Sì, direi di sì. Pian piano poi naturalmente andremo a scoprire tutte le possibili modifiche, soprattutto perché, come vedete, ci manca un po' di reputazione. Va bene ragazzi, a questo punto facciamo una cosa. Io direi che ci possiamo salutare qui con questo primissimo episodio del nuovissimo Need for Speed. Come sempre voi fatemi sapere la vostra. Mi raccomando, se potete condividete questo video sui vostri social, seguitemi sulla pagina Facebook, ricordate di mettere un like anche lì, e fatemi sapere appunto nei commenti la vostra su questo nuovo titolo, se volete una serie o meno. Noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da quel tale Ale.